confronto sincero, un dialogo a viso aperto e senza preconcetti, animato dalla voglia di costruire insieme un domani diverso. È qui il senso della visita di Papa Francesco, su invito del rettore Mario Panizza, all'Università Statale Roma III, il terzo ateneo della capitale, nato 25 anni fa e oggi frequentato da più di 30.000 studenti. Il pontefice ascolta i ragazzi che pongono domande su temi diversi e spinosi, dalle medicine per contrastare la violenza che segna i nostri tempi, alla comunicazione che viaggia veloce, dal ruolo dell'università fino alla paura che accompagna sempre più spesso il fenomeno della migrazione. Francesco prende appunti, ha un discorso preparato che però lascia da parte per esprimere le sue sensazioni e i suoi pensieri senza filtri, rispondere, afferma, direttamente dal cuore. Il dialogo avvicina, non solo avvicina le persone, avvicina i cuori. Col dialogo si fa l'amicizia, e si fa l'amicizia sociale. Quando io non sono capace di aprirmi agli altri, di rispettare gli altri, di parlare con gli altri, di dialogare con gli altri, lì incomincia la guerra. Ed è proprio l'università, prosegue il Papa, il posto dove si può dialogare in modo aperto, non in modo ideologico, cioè sposando una sola linea di pensiero come è accaduto nel passato in America Latina. Francesco raccomanda di cercare sempre l'unità, che non è uniformità, ma bisogno delle differenze, soprattutto in un contesto di globalizzazione. Soffermandosi poi sulla celerità delle informazioni, il Papa ricorda che c'è il pericolo di non pensare, di non riflettere, di una comunicazione liquida, afferma, frutto di una società liquida, secondo la definizione del sociologo Bauman. È necessario affrontare la sfida di trasformare questa liquidità in concretezza anche nell'economia, che oggi provoca disoccupazione e incertezza nei giovani che rischiano di cadere nelle dipendenze. Pensano al suicidio o ad arruolarsi in un esercito terroristico. L'ultima domanda è di Nurista, 31 anni, siriana, giunta in Italia con la sua famiglia insieme a Papa Francesco nel viaggio di ritorno dall'isola di Lesbo il 16 aprile 2016. Oggi studia biologia a Roma 3. Mi ricordo di una domanda che è stata fatta da una giornalista sul suo aereo di ritorno di Lesbo. Questa domanda era sulla paura europea verso chi proviene dalla Siria o dall'Iraq. Queste persone, secondo lei, non minacciano la cultura cristiana dell'Europa? Il Papa risponde ricordando che l'Europa è stata terra di invasioni e anche di migrazioni, che queste non sono un pericolo ma una sfida per crescere. Chi fugge, aggiunge, lo fa per fame e per guerra, mentre ci sarebbe bisogno di investimenti per favorire la crescita di quelle zone e non di sfruttamento da parte dei potenti della terra o di chi approfitta dei viaggi della speranza nel Mediterraneo, diventato un cimitero. Ogni paese deve accogliere se ne ha la possibilità e poi integrare. Loro portano una cultura che è ricchezza per noi, ma anche noi, loro devono ricevere la nostra cultura e fare uno scambio di culture, rispetto, e questo toglie la paura. E quando c'è questa accoglienza, accompagnare e integrare, non c'è pericolo con l'immigrazione. Si riceve una cultura e si offre un'altra cultura. Questa è la mia risposta alla paura.